Amici, oggi andiamo in un posto super super speciale e in bici. Sono 20 anni che non vado in bici, 20 anni davvero, sì, perché sì, 20, non è un'esagerazione, sono proprio 20, minchia se sono vecchia. Comunque andiamo in un posto super speciale, perciò state con noi e vedete un po' che posto è. Ciao! Ciao baby! This one sounds Ciao like just like not even moving. That one's very active, Vicky. Wanna have a pat? Ma quanto siete carini, soprattutto lui! Quanto siete carini, sembra una troccola. Vero! Oh, ne hanno dato una roba, non esattamente un cucciolino, ma... Oh, ciao! Non c'ha molta fame ora. Ehi! No. No. A me non me lo danno. E attenzione. Ne voglio tenere uno anch'io, vero? Oh, se no mi dai il tuo. Ho schizzato un po' il braccio. Davvero? Sì. Ops. Ora ancora? Gradisce ancora o... Ciao! 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 Quello lì è il più piccolo di tutti. Quanto è piccolo quello lì? Guardami, guardami, guardami. Sarà che io sono più carino. Qualcuno ha fame, eh? Hai fame? Hai fame? La situazione è precipitata. This is anyone, is it? All right, so where are we from? How about come up? How about over here? Yeah. Yeah, so the wallabies tend to have a skinny bottle rather than a fat one. Who's that? Scott? Yeah, that one. If you want to do that one, that's. Lui è il boss. Lui è il boss dei boss, raga. Se si alza flexa di brutto. Guarda che muscoli che ha. Ciao. 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 Questo è enorme, è cieco. È cieco, sì. Poverino. Praticamente in questo posto, raga, in questo posto ci sono canguri che sono stati salvati. Ok, thank you. Stavo dicendo che in questo posto la maggior parte dei canguri sono stati salvati perché erano o feriti o in preda alla morte o cose brutte. La maggior parte di loro vengono poi rilasciati. Non vengono rilasciati solo nei casi in cui stiano troppo male, tipo quello che sta nutrendo Roberto, che è cieco. Ma quelli che stanno bene vengono rilasciati. Vero? Ciao! Questo posto è strabello, raga. È veramente l'esperienza più carina da fare con un urlo, forse. Roberto si è perso con i maiali. Ma sono simpatico, un po' i spiloni, vero? Sì. Ciao. Molto. Get in there and do it. Have a go. Somebody else have a go as well. Yeah, I'll have a dance. You. Oh, sorry. Which I look at dance. Is there one in here? This one now. Ma perché non ti piace? È un po' buio sto video, raga. Mi devo spostare? Sì, ma è finito. Aspetta, metto un po' più alla luce. Occhio, occhio, occhio che ti sa.
se sto troppo vicino al pappagallo mi salta addosso. Eccolo qui, guarda che bellino. Ma lo si vede decisamente meglio. Pop. E niente, nuovo mate. È diventato un pirata, solo che è un piccione, non è un pappagallo. LOL. Bravo, bro. Allora, il posto di oggi fondamentalmente era un centro dove ci sono animali, principalmente canguri, wallaby e wallaroos, ma un po' tutti gli animali, come avete visto, e che sono stati trovati da gente oppure da Mandy stessa, la proprietaria, diciamo, e sono stati trovati o per strada perché erano stati schiacciati da macchine, avevano sofferto qualche patologia, o gli è morta la mamma nel caso dei cangurini piccolini e quindi non erano in grado di stare da soli, diciamo, in mezzo a strada. E lei prende questi animali, li riabilita, sta un po' con loro, li cura, li fa stare meglio, li fa stare con lei finché non sono in grado di stare da soli, e poi li rilascia in natura. Quindi se tutto va bene, tutti gli animali vengono poi rilasciati. Se non vengono rilasciati è perché hanno problemi gravi, tipo cecità, o non muovono più le gambe, o hanno gambe che non si riabiliteranno più, e cose così. È molto carino, costa pochissimo, perché è una donazione proprio misera, $15 a persona, e secondo me vale la pena tantissimo, perché quando ricapita di poter tenere in braccio dei cangurini, dargli del biberon, farsi dare i bacini, non ricapita più, cioè è un'esperienza molto bella. Poi qui a Kununurra non è che ci sia molto, quindi questo è un po' l'highlight delle cose da fare qua. È stato veramente molto 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 bello. Vale la pena al 100% e è un bel posto e fa piacere sostenerla, perché è una brava donna, cioè praticamente casa sua è diventata un rifugio per tutti questi animali, il suo giardino e anche gli interni di casa sua, perché i cangurini più piccoli li tiene proprio in casa. Ha creato queste specie di amache dove li fa stare, che ricordano un po' il ventre, il marsupio della mamma. Fantastica donna, è un mito, perciò bellissimo da fare. Grazie per aver guardato questo video, speriamo vi sia piaciuto. Livello coccolosità 2000, quindi lasciate un like perché se lo merita, dai. E iscrivetevi se vi va, che ci fa sempre un gran piacere. Divulgate, condividete, fate quello che vi pare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!